Se vuoi ricordare i binomi in pista oggi. 200 Sala del Fabbro, Espresso, Michelangelo, Franco Acosta, 3 Karim, Sandrino Gessa, 4 Sando, Candario di Tocco, 5 Il Diablo, Carlo Sanna, 6 in misura, Andrea Fele. È un ottimo animale, tanto si va agli ordini dello starter, nel frattempo partiti. Carlo Sanna è quello che ha più dimestichezza con le corse a pelo. Dario di Tocco prova a poggiare sullo steccato esterno, dall'altra parte Andrea Fele, Michelangelo, Franco Acosta, Sala del Fabbro. Non facilissimo A, montare a pelo, e B, montare questa tipologia di animali. E qui però l'hanno presa sul serio come al solito, tanto quando c'è competizione e si finisce quindi praticamente in fotografia, con anche una caduta. Possiamo dire, Sara, prima vittoria nel 2023 grazie a 200. Sei andata a 200 all'ora con questo asinello. Sì, devo dire, una grande soddisfazione. C'era un po' di tensione prima della corsa, montare il favorito, però ha dato un bel allungo finale, il mio compagno poi è caduto, però l'importante è vincere. Senti Sara, come ti sei trovata a cavalcare a pelo, penso per la prima volta in pista da corsa? Sì, sì, penso che è stata una bellissima esperienza, non ha sofferto la corsa, sta già mangiando. L'anno prossimo speriamo di vincere di nuovo. Beh, ci piace Sara che sta considerando questa vittoria proprio come un gran premio. Anche se devo dire che la partenza hanno un po' barato, perché ci hanno un po' anticipati, ma abbiamo vinto uguali. Ma lo sai Sara, questi sono ragazzacci da palio. La prossima volta la facciamo vedere noi. Sara del Fabbro vince l'edizione numero 7 del Gran Premio di Somaropoli. Brava Sara! Questo Gran Premio di Somaropoli consegna la Coppa Emiliano Piccioni a Sara del Fabbro, che ha vinto con 200.